buongiorno, ma io dico soltanto, mai stato detto tutto, voglio dire che era un impegno che ci siamo assunti di realizzare un servizio pubblico che fosse degno e all'altezza della nostra regione. E stiamo facendo passo dopo passo quello che è necessario, stiamo mantenendo le promesse che avevamo fatto. Le assunzioni sono avvenute, iniziamo a presentare i treni che fra un anno verranno forniti, 100 Caravaggio più 61 di altro tipo, 1 miliardo e 600 milioni di investimento e poi, terzo punto non di seconda importanza, accordo raggiunto con RFI perché ricomincia a investire sulla rete. RFI si è impegnata, ha presentato il proprio piano, sulla rete investirà la bellezza di 14 miliardi in 7 anni, che vuol dire rinnoverà, aggiornerà, amplierà la rete su cui circolano i nostri treni. Ecco, credo che si possa dire che nello spazio di qualche anno Lombardia finalmente avrà un trasporto regionale in linea con la sua qualità, in linea con la sua importanza, in linea con i servizi che la nostra regione deve fornire ai propri cittadini. Ripeto, era la cosa che volevamo sottolineare, che vogliamo sottolineare, questo del trasporto pubblico era un punto che abbiamo voluto mettere al centro della nostra attenzione, al centro delle nostre scelte. Oggi iniziamo, anzi qualcosa abbiamo già fatto con le assunzioni, oggi comunque proseguiamo in questo percorso che ovviamente non può essere di poco periodo perché comprare i treni ci vuole del tempo, rifare le linee ferrate ci vuole del tempo, ma sicuramente la strada è stata intrapresa e da lì non torneremo indietro, anzi da lì arriveremo a un grande servizio. Io voglio ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a questo risultato, voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno dato un grande sostegno per riuscire a dare una risposta ai nostri cittadini. Grazie.